Una panoramica delle sistemazioni in corso. Qui sono discretamente soddisfatto. Perché sì, c'è tanta roba, ma è sistemata, dai. Qui è in fase di sistemazione, qui pure ci sono movimenti in corso. Qua sarà fatto, questo armadietto sarà risistemato. Qua c'è appoggio roba perché abbiamo svuotato qui. Anzi, perché ho svuotato qui. Ed ecco l'apoteosi orrore della muffa. Questa è muffa nera, la muffa nera di morte. E qua è tutto bagnato. Bagnato di umidità, perché qua non respira perché c'era sopra legno ammuffito che chiudeva. Quindi adesso vado a prendere litri e litri di candeggina e spruzzo tutto di candeggina per fare morire l'olocausto. La telecamera adesso è messa lì, finalmente. E dopo aver versato qua dentro 4 litri di candeggina per spruzzata e versata per eliminare ogni traccia di muffa, io gli sparo questo bel ventolone sperando che domani sia tutto asciutto e possa aspirare con l'aspirapolvere. Solo che mi sa che adesso io me ne devo andare perché qua c'è un odore di candeggina che non si respira più. Cosa fare? Cosa fare? Ho passato l'aspirapolvere. Non è male, però praticamente qui in mezzo è tutta terra e ci sono poggiate queste pietre piatte. Quindi hanno questo pezzo, questo coso qua, questa tomba è scavata nella roccia ed è foderata di pietre piatte e sotto c'è la merda, la terra, lo schifo, l'orrore, il peto compresso. Non so cosa fare, una parte di me vorrebbe pulire e stuccare tutte le parti, un'altra parte di me vorrebbe semplicemente gettare una colata di orrendo cemento e vaffanculo. Direi che sono soddisfatto. E quindi mi sono detto, ma perché chiuderlo visto che si prende di umidità? Lo lascio aperto e dentro ci metto le cose. Con spazio, in modo che prende aria. E quindi ho gli attrezzi, ho la saldatrice, ho i cazzi, i mazzi, è aperto, è sistemato, vaffanculo. Oh, che figata questo TV. Wow! Ha dei canali senza sintonia, il che vuol dire utilizzo monitor. Ah, è così, questo che era lì sopra si recupera perché è bello solido.
E questo potrebbe diventare scaffale lì. Questo devo svuotare adesso, che è relativamente vuoto perché sono scatole IKEA impilabili e un po' di documentazione. Svuoto questo, lo faccio a pezzi e ho la parete libera. Libertà. Libertà. Mentre di qua abbiamo scatole IKEA e il tavolo pieno. Alla fine non c'è neanche tanto casino, perché quella è spazzatura, questi vanno al museo. Questi libri è una donazione per il museo di Andrea Latina, museo delle tradizioni, è una biblioteca discreta, quindi fornisco. Qua c'è roba che deve andare via. Questi vanno su, quella roba va buttata, questa roba va buttata. Bene, bene. Dai, direi che ci siamo. Forse un po' di spazio e un altro tavolo mi può uscire qui. Quanta differenza può fare un solo scaffale? Wow! Socialismo lui, vittoria socialismo lui, ho un sacco di spazio, posso correrci qui, posso stendermi e dormire, capito? Adesso vabbè, devo raddrizzare questo scaffale, che per ora ho riempito con cose fighe, tipo questo cronometro elettronico Nixi, di cui godo. Adesso qui c'è questa situazione, che la parete qui fa la curva. E quindi, tra l'altro qua appoggia sulla roccia, qui. E se qui sono riuscito a farla saltare a colpi di mazzuolo, questa è un po' più complicata. Perché è una balata. Quindi mi sporge un pochino in fuori, ma sti cazzi, potrei fissare qui in qualche modo, ma lì non so come fissare, perché qua non è possibile. Potrei piantare un tassello qua e legare qualcosa. Eh sì, mi sa che farò così. E poi rimane questo spazio che lascerei vuoto, perché deve respirare, che c'è la roccia, e però non ci posso andare perché c'è il tavolo. Potrei segare leggermente qui in modo da potermi infilare qui e stare seduto sulla roccia.